Buongiorno, benvenuti da parte mia qui nella Facoltà di Economia dell'Università di Tor Vergata e grazie per la vostra partecipazione davvero numerosa. E, magnifico rettore, ambasciatore Ninitto, ministro Schillaci, presidente Valentina Paterna, cari colleghi, illustri relatori, cari amici, vi ringrazio molto per aver accolto il nostro invito a partecipare a questo incontro, anche perché consideriamo questo convegno un'occasione speciale per inaugurare la sesta edizione del Master in Management delle Organizzazioni e Dottrina Sociale della Chiesa, che si presenta nello scenario europeo, italiano europeo, come un master unico tra le università appunto statali, ma anche per inaugurare la sedicesima edizione del Master in Management delle Attività Turistiche e Culturali. Il fatto che abbiamo raggiunto i 16 anni, questo ci conforta già di per sé. Oltre diciamo a queste inaugurazioni, quindi che aprono al futuro, noi oggi celebriamo, in questa così bella occasione, celebriamo anche i discenti che hanno conseguito il titolo di questi master, e quindi oggi noi proclameremo la loro celebreremo la loro specializzazione. Impresa, ambiente e formazione per la transizione ecologica è il tema che abbiamo voluto scegliere e su cui incentreremo questo incontro. Il tema rientra pienamente nel programma didattico dei master e sono qui oggi presenti con noi, oltre i discenti dei master, anche gli studenti, perché abbiamo voluto aprire, no? Abbiamo voluto invitare anche i nostri studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale, prevalentemente di economia. E, proprio per dare loro l'opportunità di scoprire la bellezza di essere protagonisti del cambiamento, di essere costruttori coraggiosi di futuro. Persone che non si arrendono di fronte allo status quo, giovani che cambiano la realtà. E quindi tanti sono qui presenti, molti altri ci stanno seguendo in diretta streaming sul canale YouTube dell'Ateneo, e quindi davvero grazie a tutti per la presenza e per la motivazione, che è fondamentale. Quindi questo incontro, a mio avviso, è l'occasione perfetta per diffondere e rafforzare una nuova visione dello sviluppo che fa del bene comune il punto di forza di uno sviluppo umano che sia davvero sostenibile, centrato cioè sul concetto di ecologia integrale, che poi vuol dire su un rapporto virtuoso tra persone e natura. Ognuno di noi ovviamente ha un grande potere, no? Per far cambiare le cose, un potere che certamente non può essere delegato ad altri, e noi oggi questo lo stiamo capendo meglio, stiamo capendo perché dobbiamo cambiare. Ma realizzare questo cambiamento non è facile, non ci illudiamo, non è semplice, e in più il tempo che abbiamo a disposizione è sempre più stretto, è sempre più corto. Fortunatamente abbiamo due bussole. La prima è l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e la seconda, che ha influenzato molto la prima, è la Laudato Si di Papa Francesco. Come stiamo usando queste due bussole? Stiamo facendo veramente il possibile? Ecco, una risposta ce la dà l'OCSE, che ci dice, in maniera veramente, cioè è una risposta che ci preoccupa molto. Nel suo rapporto del 2022, l'OCSE ci fornisce una misura della distanza
dei paesi dal raggiungimento dei 169 target legati ai 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. E a meno di 10 anni, siamo oggi a meno di 10 anni dal 2030, che è la deadline fissata dall'ONU, dalle Nazioni Unite, per raggiungere i 17 obiettivi. Ecco, a meno di 10 anni solo il 25% dei target dei 12 obiettivi su 17 è stato raggiunto. Quindi davvero c'è tanto ancora da fare, dobbiamo impegnarci tutti e soprattutto lo dobbiamo fare bene, con comportamenti responsabili, con coerenza. Questo è importante perché tutto è legato. Deterioramento ambientale e deterioramento sociale viaggiano insieme. E allora l'impegno deve essere davvero forte e il tempo, ripeto, a disposizione è molto scarso. Serve una solidarietà attiva, una solidarietà per ripristinare e alimentare gli equilibri che purtroppo abbiamo perso dentro le nostre società, ma anche nella comunità internazionale. Ecco, io questo credo che sia, sono convinta che da qui si debba passare, no? Per realizzare la transizione verso un modello, verso un mondo più sano e più equo. Ecco, è proprio con questo auspicio che passo ora con grande piacere ai saluti istituzionali e quindi do la parola al rettore, al nostro caro rettore. Prego. Grazie, grazie professoressa Paniccia, grazie Paola, grazie Ministro per essere qui, grazie Ambasciatore, grazie a tutti gli organi di vertice della Facoltà di Economia e a tutti i colleghi che prenderanno parte a questa importante giornata che oltre a suggellare il percorso, diciamo così, il termine di un percorso molto importante di Master, ne inaugura anche di nuovi. E rafforzare l'impegno per la transizione ecologica significa, come sappiamo, porre al centro di tutto il ragionamento, di tutto il percorso, le persone. È indubbio che, al di là degli aspetti legati alle facility che possono consentire il perseguimento di alcuni obiettivi, l'elemento centrale è l'aspetto umano, è non soltanto dal punto di vista del soggetto decisore, ma anche e soprattutto dal punto di vista dei singoli comportamenti, dei singoli atteggiamenti, delle singole posizioni rispetto alle quali ciascuno si colloca con riferimento all'obiettivo della sostenibilità. E per questo motivo questo impegno deve essere una priorità per tutti, non soltanto come singoli, ma anche per coloro che hanno responsabilità di governo nell'ambito delle azioni che vengono poste in essere dal punto di vista delle singole organizzazioni, delle singole istituzioni. E questo è l'impegno che deve permeare la nostra attività nel quotidiano, in tutti i gesti, da quelli più semplici a quelli più articolati e di visione strategica con obiettivi di medio e lungo termine. In questa, in questo approccio è necessario avere un atteggiamento tendenzialmente caratterizzato da una visione sistemica, da un approccio integrato e compatibile con quello che è l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. E in questo contesto abbiamo, in questo particolare momento storico, alcuni strumenti che nel nostro passato non ci sono mai stati. Forse, dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi non c'è mai stato un momento in cui ci sia stata una così una tale concentrazione di investimenti e di finanziamenti. Faccio riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo naturalmente è una sfida enorme che pone tutti noi dinanzi a un bivio. Vivere questa esperienza in maniera più o meno passiva, più o meno ricettiva, cercando di fare il meglio con le risorse che si hanno, con gli obiettivi che si hanno, oppure porsi gli obiettivi di più alto livello, porsi gli obiettivi che traguardino le singole organizzazioni e le singole ambizioni individuali in un'ottica di terzo millennio. Io credo che questa sia la vera sfida, in particolare con riferimento ai temi anche della sostenibilità ambientale, cioè la capacità di poter utilizzare le risorse che oggi sono a disposizione
traguardandone gli obiettivi in un'ottica molto più ampia, quindi cambiando completamente il paradigma di riferimento. Questo perché questa eccezionale capacità di spesa oggi ha realmente la capacità e la possibilità di generare un livello di competenze che possano essere un volano per lo sviluppo, il che significa non essere unicamente legati ai paradigmi standardizzati, alle attività progettuali canoniche consolidate, ma cercare di trovare ulteriori fonti, cercare di trovare ulteriori possibilità e capacità nel traguardare questi tipi di competenze che necessariamente devono essere maturate in un tempo molto ristretto. Quindi da un certo punto di vista è un vincolo, da un altro è un'opportunità. Il fatto di doverlo fare in 3 anni pone noi di fronte a un bivio e credo che la responsabilità di chi ha in mano una serie di iniziative o comunque responsabilità di governo sia il vero elemento di forza. In questo ambito credo che una delle direzioni attraverso cui poter realizzare questo obiettivo sia sicuramente quello di realizzare delle attività formative all'avanguardia. E i master che oggi vengono presentati e che peraltro vedono anche una serie di persone concludere il loro percorso rappresentano un'ottima opportunità, un classico e fulgido esempio esattamente in questa direzione. Pertanto io non mi dilungo ulteriormente, ma voglio soltanto dire che agli studenti, ai discenti che oggi hanno conseguito il titolo e che si accingono invece in un'altra iniziativa di master a iniziare un percorso di formazione, ponetevi obiettivi di alto profilo. Lasciatevi guidare dalle vostre passioni, da quello che vorrete fare in futuro. Non pensate che oggi ci siano già le risposte. In molti casi proprio riuscire a vivere nell'incertezza riesce a tirar fuori le forze migliori per realizzare obiettivi altrimenti irrealizzabili. Questo è molto importante. Quindi auguro a tutti voi un radioso futuro, evidentemente rispetto agli obiettivi che avete raggiunto. A coloro che iniziano oggi questo percorso la possibilità di maturare, sono convinto che questo accadrà, tutte le competenze necessarie per poter traguardare la società nel suo carattere più generale verso questi obiettivi così ambiziosi e vi ringrazio per essere qui oggi e per partecipare ai nostri percorsi di formazione. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Rettore per l'intervento molto significativo e poi dei messaggi molto belli e molto chiari per i nostri studenti. E, ora abbiamo il piacere di ascoltare il saluto dell'ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, Francesco Di Nitto. A lei, ambasciatore, va la nostra più profonda riconoscenza, mia personale e di tutta la comunità del Master in Management delle Organizzazioni di Dottrina Sociale della Chiesa. Siamo onorati, davvero onorati, del patrocinio che l'ambasciata ci ha voluto concedere e siamo oltremodo grati per la bellissima ospitalità che ci avete voluto riservare in occasione degli eventi inaugurali di questo Master e delle precedenti 3 edizioni nella bellissima cornice di Palazzo Borromeo. Quindi grazie davvero. Prego, ambasciatore. Grazie, professoressa. Grazie a tutta l'Università, dal magnifico Rettore. Grazie al signor Ministro di essere anche lui qui. Per noi, per l'ambasciata, è stato veramente un grande onore poter associare il nostro nome al Master in Management delle Organizzazioni e Dottrina Sociale della Chiesa, perché è molto importante che queste parole che vengono spesso pronunciate da persone di alto profilo che studiano, che si impegnano in disegnare un futuro, siano anche recepite e meditate da chi viene studiando temi dell'economia, temi della società, e che voi cresciate con la consapevolezza dell'importanza di questi concetti. Chi andrà a fare, chi si impiegherà nel mondo delle aziende o anche nel mondo
pubblico, come la mia carriera o tante altre carriere statali, avrà di fronte a sé, a un certo momento avrà di fronte a sé un'organizzazione, quindi delle persone, dei capitali che dovranno essere organizzati per produrre o oggetti, cose nell'industria, per produrre servizi, per produrre idee. Ecco, fare tutto questo avendo alle spalle un orizzonte etico, che è quello che la Chiesa attraverso la dottrina sociale cerca di dare a tutti, è veramente molto importante. Ed è molto importante perché segna il rapporto che ci deve essere con il mondo che ci circonda, nell'idea che il benessere il più condiviso possibile porta a sviluppo, porta alla possibilità di uno sviluppo maggiore rispetto a situazioni in cui questo apparato morale di riferimento dovesse mancare o non ci dovesse essere. Volevo ringraziare in particolare e sottolinearlo qua perché mi sembra che possa essere di interesse per voi, perché lo è stato per me, la particolare motivazione e entusiasmo della professoressa Paniccia, perché questo possa diventare un esempio, nel senso che è attraverso l'entusiasmo e la passione che poi voi riuscirete a fare qualche cosa e ad incidere sul nostro mondo. Mondo che è sempre meno nostro e sempre più vostro per una questione generazionale. Per essere protagonisti ci vuole questa passione. Quando io ho iniziato l'università bastava laurearsi e vuoto per pieno, come si suol dire, ci avevamo ognuno di noi un posto ormai in banca dove dopo 30 anni si usciva con una bella pensione. Purtroppo non è più così. Se uno vuole fare qualche cosa deve avere un grandissimo entusiasmo e una grandissima passione. Mi fa piacere che questa passione e questo entusiasmo siano concentrati nel vostro caso su due temi, la dottrina sociale ma anche le attività turistiche e culturali, che sono profondamente parte di questo paese. Per questo volevo farvi tantissimi tantissimi auguri e ringraziare ancora l'Università di Tor Vergata che ci ospita oggi. Grazie. Grazie ambasciatore, grazie per le belle parole e per i messaggi anche ai nostri studenti, che li vedo tutti contenti, sono lì che ascoltano per bene, non si distraggono, quindi fino ad ora sta andando molto molto bene. E ora è davvero con grande piacere che abbiamo il saluto del ministro della Salute Orazio Schillaci, già rettore del nostro Ateneo. Grazie, buongiorno, saluto intanto la mia amica Paola Paniccia, il magnifico rettore Nathan Levialdi, l'ambasciatore di Nitto, la preside della Facoltà di Economia, tutte le autorità presenti e soprattutto gli studenti. E devo dire che sono particolarmente lieto di intervenire qui nella mia nuova veste e per questo evento che è stato promosso in occasione dell'inaugurazione del Master giunto alla sua sesta edizione, Management delle organizzazioni e dottrina sociale della Chiesa, Economia e Management delle attività turistiche e culturali. È significativo anche il tema che è stato scelto per l'incontro di oggi, la transizione ecologica, declinata sotto i vari aspetti che hanno come comune denominatore la sostenibilità. Sostenibilità ambientale, sociale, economica.
Oggi siamo tutti chiamati ad attuare e a sollecitare politiche e comportamenti che favoriscano lo sviluppo sostenibile e il benessere della nostra comunità. E il filo conduttore, permettetemi di dire, è la salute. L'obiettivo 3 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite è assicurare salute e benessere per tutti e per tutte le età. Così come la transizione ecologica e la salute sono due specifiche missioni particolarmente significative del PNRR. La salute e la sostenibilità sono fortemente interconnesse. Salute in tutte le sue accezioni, umana, animale, ambientale, secondo l'approccio One Health che ho fatto mio da tanti anni e anche secondo l'approccio Planetary Health che ormai è imprescindibile. L'evoluzione dell'ambiente, come noto, ha ricadute importanti sulla salute. È sufficiente pensare alle conseguenze e ai rischi dovuti al riscaldamento globale, all'inquinamento atmosferico e ai cambiamenti climatici. Gli ultimi dati Istat relativi al 2022 indicano che il picco dei decessi è avvenuto nella nostra nazione nei mesi più freddi, dicembre e gennaio, e in quelli più caldi, luglio e agosto, coinvolgendo soprattutto le persone più anziane e i più fragili. Situazioni analoghe si erano già verificate negli anni passati, a riprova di quanto i cambiamenti climatici abbiano assunto rilevanza crescente, anche sul piano della sopravvivenza, soprattutto nel contesto di un'Italia che ha una forte presenza di persone anziane. I cambiamenti climatici possono generare anche eventi estremi, la siccità, che ormai conoscete bene tutti, le inondazioni, incendi, frane, minare la sicurezza alimentare o favorire la diffusione di malattie infettive. Scenari che contribuiscono ad aumentare le diseguaglianze, i conflitti, le migrazioni. Anche per questo occorre oggi uno sforzo comune per favorire un processo virtuoso di transizione ecologica e diffondere e continuare a promuovere una vita sana e uno sviluppo sociale ed economico centrato su un uso sostenibile delle risorse ambientali a nostra disposizione. Lo scorso anno ho rimarcato l'importanza di tendere a una salute globale quando ero rettore di questo Ateneo, globale dell'uomo, degli animali, dell'ambiente. Ancora più oggi, da Ministro della Salute, sono impegnato per rafforzare gli interventi per la tutela della salute come diritto fondamentale, integrando l'approccio One Health nelle strategie di prevenzione, preparazione e risposta a tutte le esigenze sanitarie. Perché tutto è connesso, tutto in relazione, mutuando il principio che ha ispirato il valore di ecologia integrale nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, coniugando sostenibilità ed etica, bussole che dovrebbero guidare il nostro operato, nell'esercizio della professione, nel rapporto con il prossimo, nel rispetto dell'ambiente, nel perseguire il benessere della comunità. In questo contesto la formazione gioca un ruolo fondamentale, strategico. Lo sviluppo delle competenze è uno dei pilastri che accompagna la transizione ecologica. I master che si inaugurano oggi, centrati sull'economia, le attività turistiche e culturali e che promuovono l'applicazione degli insegnamenti e dei principi della dottrina sociale della Chiesa al management delle organizzazioni, vanno proprio nella direzione di dotare gli studenti degli strumenti più appropriati per affrontare le sfide cruciali della transizione ecologica. E sono certo che gli allievi che oggi ricevono il diploma e quanti invece iniziano questo affascinante percorso formativo sapranno mettere a frutto nella propria vita sociale e professionale le competenze ed i saperi specialistici acquisiti. Quindi auguro a tutti voi l'inizio di un cammino che vi veda protagonisti di un futuro migliore e più sostenibile. Grazie. Grazie davvero di cuore Ministro per l'attenzione che ci hai voluto concedere con la presenza qui oggi con noi e per le riflessioni. Quindi ora andiamo avanti e quindi chiamo, prego Enrico, il professor Giovannini di accomodarsi. Enrico è stato è oggi portavoce dell'ASVIS che è l'alleanza. I nostri studenti la conoscono bene, l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, già Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con il precedente governo, il governo Draghi. Prego Enrico. Grazie Paola, buongiorno a tutte e a tutti. Buon futuro, lo abbiamo sentito da chi mi ha preceduto. Buon futuro perché abbiamo bisogno disperato di voi, abbiamo bisogno di persone che pensano in modo diverso da quelle della mia generazione, delle generazioni precedenti.
per cambiare, per mettere veramente il nostro mondo su un sentiero di sviluppo sostenibile. Quasi 40 anni fa, al secondo anno di università di economia, Tor Vergata non esisteva ancora e quindi dovetti andare alla Sapienza, naturalmente funzionava così all'epoca, lessi un libro sul caos che il mondo avrebbe rischiato di diventare intorno al 2020-2030. E dissi, mamma mia, hanno bisogno di qualcuno che dia una mano, e quindi decisi di fare l'economista. Visto quello che insegno nel corso di analisi e politiche dello sviluppo sostenibile, non devo aver dato un contributo fondamentale, perché siamo veramente in grande difficoltà e abbiamo bisogno di un pensiero diverso. Voi avete la fortuna di studiare in un ateneo, il primo in Italia, che ha messo lo sviluppo sostenibile al centro della sua mission. Non so se lo sapevate, ma quando facemmo questo con il rettore Novelli e con il sostegno di tutti i docenti, non c'erano altre università che avevano fatto qualcosa del genere. Dopo di allora molte lo hanno fatto, ma questa caratterizzazione di questa attenzione lo avete sentito anche dalle parole del ministro Schillaci, caratterizza molti, se non tutti, i docenti su questi temi. E quindi può capitare a voi un giorno, come è capitato a me, di fare il ministro, e magari, e vorrei fare i complimenti al ministro Schillaci, perché ho visto sui giornali oggi la notizia, dopo tanto lavoro fatto negli anni scorsi, è riuscito a concordare con le regioni, che come sapete hanno la responsabilità dell'attività per la salute, finalmente una nuova lista di livelli essenziali delle prestazioni, che in qualche modo già comprendono finalmente molti elementi che ci aiuteranno a fronteggiare malattie legate proprio all'insostenibilità del nostro modello di sviluppo. Tre parole ancora per dire che è vero, non c'è un posto in banca sicuro, non c'è una pensione come quelle di prima sicure, perché le pensioni ci saranno, non è che non ci saranno, ma chi studia queste cose, ve lo dico molto apertamente, il posto lo troverà facilmente, per due ragioni. Primo, perché nei prossimi due anni le imprese cercheranno disperatamente esperti, per esempio in contabilità, in grado di aiutarle a fare la rendicontazione non finanziaria, cioè la rendicontazione di sostenibilità. Una delle grandi imprese di consulenza l'anno scorso ha passato la dimensione del suo staff dedicato a questo da 50 a 150 persone, e the best is yet to come, come si dice, perché continuerà. Ma dall'altro lato tutto il mondo privato, anche le banche, stanno dedicando ai temi dello sviluppo sostenibile sempre più attenzione, perché i risparmiatori, i consumatori vogliono prodotti anche finanziari sostenibili. E dall'altro lato abbiamo la grande opportunità del Giubileo e stiamo lavorando perché Roma possa essere la vincitrice della gara per Expo 2030. Ci sono i commissari del Bureau proprio internazionale per l'esposizione a Roma in questi giorni, e se Roma sarà candidata, quest'area ospiterà l'Expo 2030. Verranno persone da tutto il mondo, come è stato a Dubai, come sarà a Osaka. Dunque è una straordinaria occasione per chi studia invece, per aiutare a sviluppare le attività turistiche e culturali. Però attenzione, queste due cose in realtà, lo ha già detto l'ambasciatore, sono strettamente connesse, perché tutto il mondo è impegnato nella ricerca di una sostenibilità a tutto campo, e l'Italia, che su molti aspetti purtroppo è in ritardo, ha però la capacità di coniugare cultura, attività economica, innovazione, sostenibilità, se mette al centro del proprio paradigma di sviluppo appunto l'Agenda 2030.
Molte imprese l'hanno già fatto, lo stanno facendo, molte organizzazioni pubbliche, molte amministrazioni, i comuni. Come vedrete, se vorrete partecipare al prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile che va dall'8 al 24 maggio con tanti eventi, e ringrazio il Rettore per il sostegno su, anche nell'Ateneo, che potreste anche voi animare tutto questo. Dunque, siete al centro di una serie di cambiamenti che possono vedervi protagonisti, anche se non necessariamente un giorno andrete a fare ministri della Repubblica. E io qui vorrei veramente ringraziare la Preside di Economia, la professoressa Leonetti, perché su questi temi non solo ci ha sempre creduto e ci crede, ma sta portando questa facoltà ad accelerare in questa direzione. E quindi anche chi verrà dopo di voi, magari imparando dall'esperienza di questi master e degli altri master di eccellenza che abbiamo nel nostro, nella nostra macroarea, nella nostra università, riusciremo a creare sempre di più una generazione di persone che non per così obbligo, ma per profonda convinzione nello spirito dell'ecologia integrale richiamata prima dall'ambasciatore della Laudato Si, aiutino veramente a rendere il nostro mondo più sostenibile da tutti i punti di vista. Grazie. Grazie, grazie Enrico. Andiamo velocemente, abbiamo il piacere ora di ascoltare il saluto della nostra preside Lucia Leonelli. Prego Lucia, io aggiungo alle parole di Enrico un altro grande grazie per tutto quello che tu fai per questa, per lo sviluppo di questa facoltà. Prego. È veramente con grande orgoglio che porto il saluto della Facoltà di Economia all'inaugurazione delle edizioni 2023 dei Master in Management delle Organizzazioni e Dottrina Sociale della Chiesa, Economia e Management delle Attività Turistiche e Culturali. Ringrazio tutte le autorità che sono intervenute oggi, che hanno portato i loro saluti. Ringrazio il magnifico Rettore che ci dà sempre un grande sostegno qui alla Facoltà di Economia. Sua Eccellenza l'ambasciatore Di Nitto, che ringrazio ancora per l'ospitalità veramente squisita che ci ha dato lo scorso anno, ero presente anch'io all'inaugurazione del Master, e ringrazio il signor Ministro che è stato sempre vicino da noi come Rettore e lo è oggi ancora in veste di Ministro, veramente grazie di cuore. Un particolare ringraziamento però va alla nostra professoressa Paola Paniccia, veramente per tutto l'impegno, una delle protagoniste veramente più, diciamo, le colonne della nostra facoltà per tutto ciò che è impresa, innovazione e capacità di offrire sempre instancabilmente iniziative di grande valore alla nostra facoltà. Facciamo un applauso. Grazie, sì, lo merita. Non nascondo a tutti che sono emozionatissima, innanzitutto perché c'è il nostro Ministro, esatto, e poi perché ci siete tutti quanti voi qui. Grazie Lucia. Grazie a tutti i relatori e soprattutto un grazie a voi della platea, che siete la nostra ricchezza, la nostra bellezza di questa facoltà, e siete i nostri semi, i semi che porteranno nel mondo economico, nel mondo finanziario, nelle imprese, la visione che saremmo riusciti a trasmettervi, e quindi questa visione olistica di lungo termine, speriamo, che metta al centro la persona, e solo così la sostenibilità sarà possibile valutarla e vederla crescere con voi dove sarete insieme a voi. Grazie. Buonanotte. Grazie Lucia per le bellissime parole che ha voluto rivolgermi. Grazie a tutti per l'applauso che mi avete fatto. Io vorrei però trasferire questo applauso alla squadra dei ragazzi che sono sull'ala destra di questa sala e che veramente si sono dati tanto da fare, oltre che ad Emiliano Coa, Massimiliano Schiraldi e tanti altri che sono
nel nostro Ateneo, indirizzati dal nostro rettore, e quindi davvero grazie di cuore. Ora passo la parola ad Alessandro Meghelli, direttore di Dipartimento di Management e Diritto di questa facoltà. Alessandro, nonché prorettore delegato al bilancio e al controllo di gestione del nostro Ateneo, di recente nomina. Alessandro, ci avrai un grande affare. Grazie Paola. Allora, intanto permettetemi di dare il benvenuto a tutti quanti i partecipanti a nome del Dipartimento che ho il privilegio di dirigere, il Dipartimento di Management e Diritto. Vorrei ringraziare tutti per la presenza, davvero numerosa. Ovviamente in particolare permettetemi di ringraziare il Rettore Levialdi, l'Ambasciatore di Nitto e il Ministro Schillaci che ci onorano della loro presenza. E soltanto due parole, la validità dei master si vede da tante cose, ma non ultima sicuramente dall'edizione che raggiungono. Quindi sono master ormai che sono consolidati, che sono una pietra angolare del nostro Dipartimento. E su questo ovviamente chi viene dopo ha la sfortuna di doversi ripetermi, però mi faceva piacere anche a me ringraziare la professoressa Paola Paniccia che spende davvero anima e corpo in queste attività. E lo dico vedendola a tutte le ore qui con un impegno e una tenacia davvero uniche. E quindi davvero un grande ringraziamento a lei e un privilegio per il nostro Dipartimento avere questi master. Chiudo con un'ultima considerazione, forse la professoressa Paniccia, Paola se mi permette, visto che siamo anche amici, non lo ricorderà. Quando era appena arrivato qui in Dipartimento, poco tempo fa, era il 2020, venni a Roma, dico finalmente sono arrivato a Roma a gennaio, dico cosa può succedere? Il Covid, va bene, mai essere troppo sicuri nella vita, il cristiano vive l'oggi, infatti lì mi devo fermare. E parlai proprio, ero rimasto colpito da questo master, dal fatto che insieme si parlava di management delle organizzazioni e dottrine sociali della Chiesa. Ora, al di là dei contenuti delle singole lezioni, perché sarei un ipocrita se dicessi che conosciamo tutto quello che viene fatto, ma al di là di questo è fondamentale che questi due aspetti, cioè il governo delle aziende e la dottrina sociale della Chiesa, vengano visti insieme. Perché, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, non ci sono organizzazioni, sistemi giusti senza uomini e donne che vogliano essere giusti. Quindi, al di là di quello che noi insegniamo, questo è un principio valido che mi fa piacere ricordare e condividere con voi. Grazie e buon lavoro. Grazie Alessandro, anche questo applauso molto, molto bello e molto sentito da parte degli studenti. Grazie davvero. Chiudiamo i saluti istituzionali con Valentina Paterna, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio. Con Valentina ci siamo conosciute telefonicamente qualche giorno fa e devo dire che c'è stata immediatamente una sintonia. Quindi grazie Valentina per essere qui. Grazie a te. Buongiorno. Anch'io non nascondo come Paola che sono molto emozionata. Sono onorata di essere qui, di essere stata invitata nella mia veste di neo eletta consigliere regionale. Inizio con il ringraziare chi ha organizzato questo incontro, ringrazio tutte le autorità presenti, il corpo docente e ovviamente però un ringraziamento particolare va a voi che siete qui oggi. Allora, inizio portare il saluto del Presidente Rocca e porto anche il saluto dell'Assessore Elena Palazzo che oggi avrebbe voluto essere qui con noi ma purtroppo per impegni istituzionali non ha potuto. Sono felice di essere qui anche perché credo che l'attenzione sull'argomento non sia mai troppa perché è indispensabile formare al rispetto dell'ambiente che poi, come è stato detto poco fa, vuol dire anche rispettare la nostra salute. E quindi mi sembra indispensabile. Io vi ruberò veramente pochi secondi e poi preferisco lasciare la parola ai vari esperti. Qui vedo molti giovani
che sono la speranza del nostro futuro. Con voi voglio condividere una citazione di Socrate che dice: è sapiente solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza. Detto questo, concludo augurandovi di essere liberi e ricordandovi che la libertà deriva dalla consapevolezza, la consapevolezza dalla conoscenza e la conoscenza deriva sempre dall'informazione e dallo studio. Quindi buona libertà a tutti e, come detto poco fa, anche buon futuro. Grazie. Perdonatemi, ma era proprio un momento così, insomma, di saluti, e quindi ci tenevo particolarmente. Dunque, adesso diamo inizio agli interventi in programma, e poiché abbiamo fortunatamente tanti illustri relatori su questo tavolo, io mi limiterò a richiamare, ad aprire lavori, richiamando alcune connessioni chiave che sono nel titolo che vedete lì proiettato di questo convegno. Allora, la prima connessione è imprese e transizione ecologica. Ecco, la transizione ecologica è una grande sfida per tutti noi e lo è anche per le imprese. I germogli di un diverso modo di fare impresa sono già presenti. Ecco, la sfida quale è? Noi abbiamo tante piccole imprese che sono capaci di guardare non solo al guadagno, ma anche all'impatto delle proprie azioni. E allora qual è la sfida? La sfida è quella di creare le condizioni di contesto, e soprattutto di contesto locale, per far sì che queste imprese possano svilupparsi, possano diffondersi, e quindi fare generare prosperità e ben vivere. Ambiente e transizione ecologica, così capiamo anche il titolo del seminario. Ambiente e transizione ecologica è una seconda connessione che abbiamo voluto evidenziare in questo titolo. Ecco, quando noi parliamo di degrado ambientale e di cambiamento climatico, pensiamo che la cosa riguardi l'ambiente, che non riguardi noi. E oggi stiamo capendo che invece così non è, che tutto è assolutamente interconnesso e che un ambiente degradato incide pesantemente sulla nostra salute, sulla qualità della nostra vita, ma anche sul rischio di sopravvivenza delle imprese, perché delle istituzioni, perché le imprese, le istituzioni, le organizzazioni, la società civile non sono cattedrali nel deserto. Ultima connessione, non voglio prendere tempo agli illustri relatori, che sicuramente più di me e meglio di me sapranno dirvi delle cose: formazione e transizione ecologica. Ecco, allora, quest'anno è l'anno delle competenze. La Comunità Europea ha proclamato il 2023 l'anno delle competenze. Ma che tipo di competenze? Quali sono le competenze che servono oggi? Allora, sono le competenze, si chiamano competenze per la sostenibilità, ma le competenze per la sostenibilità hanno un contenuto che è sia tecnico ma anche valoriale. Ecco, le competenze che ci interessano, noi abbiamo bisogno di imprenditori, di manager, di professionisti, come anche ci diceva l'ambasciatore, di professionisti che con i valori, perché i valori aiutano a capire i contesti in evoluzione, e se noi non capiamo i contesti in evoluzione non riusciamo a cambiare, non riusciamo a realizzare la transizione
che la transizione ecologica. Quindi con ecco, volevo solo richiamare un dato. Dunque, il report del recente Unioncamera del 2022 sulle previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine, quindi la previsione è 2022, è stato pubblicato l'anno scorso per il 2021, fino al 2026. Ciò che emerge in Italia è, dal lato della domanda, è che si prevede, ragazzi, questo interessa a tutti quanti voi, è che si prevede un aumento interessante di richiesta da parte delle imprese, delle organizzazioni, di richiesta di competenze cosiddette green. Ora quello che si chiede agli artigiani e agli operai, si chiede il 58% degli artigiani e degli operai deve avere questo tipo di competenza, altrimenti non andiamo avanti. Questa percentuale aumenta al 62% per le professioni specializzate e tecniche di più elevato livello. Okay? Quindi questi sono dati interessanti. Bisogna fare anche di più, anche su questo, bisogna aumentare ancora di più queste percentuali. Se guardiamo l'offerta, e chiudo, se guardiamo l'offerta, noi vediamo una tendenza generale nel mondo delle università a, ad attivare corsi sulla sostenibilità, o comunque nei corsi già esistenti ad integrare questi corsi con discipline che riguardano questi temi. Ecco, io credo, io sinceramente considero, ve lo dico, veramente un dono preziosissimo e un arricchimento per me personale, il coordinamento di questi master. Non solo il mio lavoro quotidiano di ricercatore, di docente, ma il coordinamento, perché io ho la fortuna di incontrare studenti, colleghi, imprenditori, manager, con i quali ho un confronto continuo e quindi per me è una crescita continua. E, i nostri confronti, qual è il filo rouge, cioè il denominatore comune dei nostri dialoghi? Noi abbiamo bisogno che la dottrina, i principi, gli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa vengano applicati. La formazione che noi facciamo è una formazione che vogliamo sia la più concreta possibile. Perché come ci diceva anche Enrico Giovannini, poi queste competenze, sono queste le competenze che servono. Le competenze che ci vengono fuori, è una straordinaria, la dottrina sociale della Chiesa è una straordinaria, un straordinario framework all'interno del quale noi dobbiamo maturare le nostre competenze affinché il nostro mondo sia più sano, sia più giusto. Okay? Quindi a questo punto io passo la parola al giornalista Marco Carucci di Avvenire, che prende il mio posto, quindi Marco ti prego di accomodarti qui in modo tale che a te la direzione del tavolo sarai sicuramente, quindi ti ringrazio tantissimo intanto per essere qui con noi. E poi con Avvenire noi abbiamo un rapporto storico, devo dire tradizionale. Avvenire è il media partner, i ragazzi, tutti i ragazzi conoscono Avvenire, conoscono l'azienda Avvenire, perché ogni anno noi organizziamo una presentazione e quindi i ragazzi conoscono di che cosa, insomma, veramente di che cosa parliamo quando parliamo di Avvenire. Prego, grazie a tutti. Grazie. Io mi accomodo di là e poi. Allora, buongiorno a tutti, sono Maurizio Carucci, mi occupo proprio di questi temi di economia e lavoro sia sul sito che sul cartaceo. Ho un compito un po' difficile, un po' da Cerbero, perché devo costringere i relatori che hanno molte più cose di me da raccontare a stringere in 5 minuti. Saluto voi qui presenti, ma anche chi è collegato, e devo dare subito la parola a Michelangelo Simonelli, che è collegato, credo, da Bruxelles.
Non so se la regia mi fa un cenno. Grazie. Eccoci, prego, grazie. Grazie per l'invito, ringrazio la professoressa Paniccia in particolare, che ha voluto anche questa partecipazione anche con questa riunione che abbiamo in questo momento a Bruxelles. Ringrazio il rettore, ringrazio l'ambasciatore del quale siamo stati ospiti lo scorso anno, seguiamo il master da diverso tempo, e ringrazio ovviamente il ministro della salute Schillaci per la presenza oggi. Ecco, il tema di oggi, al di là del master, è imprese, ambiente, formazione, quindi è la transizione ecologica. In questo senso, ecco, come impresa siamo presenti a questa giornata di inaugurazione. Rivolgo un saluto a tutti gli studenti che sono presenti e che vorranno dedicare questi minuti di attenzione all'impresa, al tema dell'impresa. Gilead, di cui sono responsabile delle relazioni istituzionali, è un'azienda che si interessa di innovazione della salute pubblica nella ricerca di terapie trasformative per la salute delle persone. E cos'è Gilead in una parola? L'eliminazione dell'epatite C in questo paese è stata possibile grazie a questa ricerca. Il contrasto alla diffusione, anche al tenere sotto controllo l'HIV, l'AIDS, e in questo paese sempre siamo impegnati. Voi pensate che da 16 compresse al giorno si è passata a una compressa al giorno, e adesso sarà possibile arrivare ad un'infusione ogni 6 mesi, pensate che progressi, quindi anche per la prevenzione in questo caso ci saranno delle possibilità in più per arrivare, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a eliminare questo tipo di patologie virali entro il 2030. Quindi siamo impegnati in quello, così come nelle terapie cellulari, stiamo parlando del futuro della ricerca farmaceutica, e nell'oncologia con il tumore al seno triplo negativo, con presidi che oggi sono e fanno la differenza. Quindi vedete, il nostro baricentro è sull'innovazione, ma l'innovazione sostenibile, come ha detto il Ministro, la parola sostenibile è al centro di quello che facciamo, innovazione che quindi deve essere accessibile a tutti, se no non è innovazione, e un'innovazione anche che tenga il punto dell'impatto ambientale con fortemente presente. Ecco, sono qui per riferire di questo. L'Italia è un partner di scelta per la Gilead. Noi potremmo produrre i nostri farmaci in tutto il mondo, scegliamo l'Italia perché c'è un'attenzione all'impatto ambientale, alla transizione ecologica, e quindi abbiamo partnership con 8 aziende italiane per la produzione dei nostri farmaci. Pensate agli antivirali al Covid, come è stato nominato. Siamo stati veramente, avevamo un farmaco in ricerca perché era stato studiato per l'Ebola, abbiamo visto l'efficacia, la riduzione delle ospedalizzazioni e della mortalità per Covid, abbiamo dovuto produrre rapidamente, l'Italia è stata al centro di questo e è stato avviato uno sviluppo che ha portato benessere anche a questo paese. Imprese che fatturavano 20 milioni sono passate a fatturare 200 milioni e hanno attratto investimenti di altre aziende internazionali grazie alla condivisione del know-how e di altre aziende italiane per produrre degli altri farmaci. Quindi vedete, è una collaborazione pubblico-privato altamente virtuosa. E questo vado a chiudere dicendo che non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della iniziativa di responsabilità sociale siamo impegnati, ve la nomino perché un'azienda come la nostra, ecco, dedichiamo una settimana, la week of service, la settimana di servizio, dove andiamo noi personalmente a pulire, ad aiutare a tenere pulite ed ecologicamente a posto alcune realtà degradate o anche meno degradate. Questo fa parte della cultura di responsabilità sociale che in azienda esiste, e voglio dire che è un qualche cosa che ci vede insieme con il Vaticano da anni, e chiudo dicendo questo, con un'iniziativa di responsabilità sociale, di salute pubblica e di test per le popolazioni marginalizzate. E tutto questo è un programma che, in vista dell'arrivo di un giubileo, come è stato detto,
questo sarà sicuramente importante per accogliere i 30 milioni di pellegrini che sono attesi. Quindi vedete, tutto torna ed è il tema con il quale chiudo il cerchio e torno al tema fondamentale di questo master, che di nuovo continueremo a seguire con attenzione. Grazie a tutti per la vostra attenzione. Grazie dottor Simonelli, grazie ancora. Grazie. Allora, direi di seguire la nostra scaletta. Abbiamo qui alla mia sinistra don Sergio Massironi, che è il direttore di ricerca del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, un dicastero nato da poco, anche se la storia della Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa, dalla Rerum Novarum alla Laudato Si, è ricca di esperienza per tutti gli uomini. E qui davanti a questi giovani, don Sergio, cosa si sente di dire? Qual è il rapporto tra dottrina sociale, impresa e uomini e donne che sono impegnate anche per cambiare il mondo in maniera positiva? Grazie. In 5 minuti la prima cosa che mi viene da dire per rispondere, guardando qui davanti, è che è bellissima questa prospettiva e lo siete voi. E se c'è una caratteristica di quella che si chiama dottrina sociale della Chiesa, con un'espressione che può sembrare molto lontana dalla vostra sensibilità e dal vostro mondo, è di essere diventata dottrina, quindi insegnamento, solo grazie a persone che nel corso della storia si sono cimentate con il loro tempo, si sono scontrate con la realtà, si sono interrogate sulle sfide, rimboccandosi le maniche e chiedendosi che cosa fare davanti al mondo che avevano di fronte. Tutti questa mattina vi stanno dicendo che i temi che saranno oggetto di questi master sono attuali e sono fondamentali, ma io tornerei per un momento a voi, ma proprio per coerenza rispetto a questa genesi, a questo modo di nascere della dottrina sociale della Chiesa, perché la verità è che la maggioranza delle persone che sono qui e coloro per cui l'università esiste siete voi, che non cominciate l'università oggi, ma siete arrivati a un punto in cui forse è anche il caso di chiedersi che valutazione avete della vostra esperienza universitaria, come state all'università, che cosa vi sta servendo, come immaginate che quello che avviene in queste aule possa contribuire realmente a cambiare il pezzo di mondo in cui sarete inseriti. Vedete, Papa Francesco l'anno scorso, attraverso questo dicastero in cui lavoro, mi ha dato la possibilità di viaggiare e andare ad ascoltare direttamente nelle periferie di grandi città del mondo persone che non sono mai andate in vita loro all'università, chiedendomi di andare a ascoltare, per esempio, gli aborigeni in Australia, piuttosto che detenuti nelle carceri di Chicago, piuttosto che persone che vivono negli slum di Kinshasa o alla periferia di Santiago del Cile, sui temi del suo insegnamento, perché voleva in presa diretta le loro domande, le loro reazioni a quello che nel mondo, Laudato Si e Fratelli Tutti, che sono gli ultimi step della dottrina sociale della Chiesa, stanno mettendo in circolo. E se c'è una sorpresa che ho sperimentato personalmente è l'intelligenza, l'acutezza di persone che semplicemente vivono e stanno alle prese con la vita e con la realtà. Ecco, io credo che se volete fare un'esperienza dell'attualità della dottrina sociale della Chiesa, il punto di partenza siete realmente voi e onestamente le domande che voi avete da fare alla generazione adulta che vi dice che il mondo va cambiato. Ma voi entrate adesso in questo mondo e loro c'erano già. E quindi ciò che
onestamente vi chiedete, avete da contestare, da criticare, le domande che nascono dentro di voi dialogando con i vostri amici che magari hanno abbandonato un percorso di studi, o con i vostri genitori o con i vostri nonni, sono domande da portare vive, nude e crude come sono, dentro la vita dell'università, chiedendo che cosa vi sta insegnando, chi vi insegna e perché lo sta facendo. Questa onestà di confronto generazionale, questa disponibilità a lavorare non solo ciascuno al suo percorso ma insieme, sono, potremmo dire, il metodo che ha reso possibile poi ai papi scrivere quelle encicliche che noi oggi chiamiamo la dottrina sociale della Chiesa, ma che nascono appunto da movimenti di persone che hanno cominciato a vivere in modo sensibile, in modo attento, alternativo, onesto, il proprio tempo. Papa Francesco parla molto spesso, e credo che il suo modo di agire, che piace a volte più fuori dalla Chiesa che dentro, lo dica ancora di più, dice che c'è una ipocrisia che noi dobbiamo in qualche modo scavalcare, e mi pare, per come conosco la vostra generazione, che se c'è qualche cosa che ai giovani è insopportabile è esattamente l'ipocrisia, ed è l'ipocrisia del dire, nella Fratelli Tutti scrive questa cosa, che siccome tutto va male, io cosa posso fare? Se tutto va male, se il mondo è di fronte a problemi così grandi, che cosa potrei fare io? Ma c'è un'altra ipocrisia che descrive invece la Fratelli Tutti, Laudato Si, che è l'ipocrisia di usare delle parole, per esempio green, per coprire quello che si è sempre fatto semplicemente di un nuovo rivestimento, che lo possa in qualche modo semplicemente ripulire, trasformare e rimettere in circolo senza un cambiamento di paradigma reale. A questo servono le vostre domande e la vostra volontà di capire in qualche modo cosa c'è dietro, che renderà possibile vedere come la dottrina sociale della Chiesa, prima che essere appunto una dottrina, come a volte immaginiamo sia la dottrina, qualcosa di calato dall'alto o di, come dire, rigidamente definito, è un insieme di criteri che l'attenzione, la vita, l'impegno della Chiesa nel proprio tempo mette a disposizione oggi di tutti voi per potervi orientare, per poterci orientare in quest'epoca di grande cambiamento. Grazie. Non era facile sintetizzare 2000 anni di cristianesimo, per non parlare di più di 100 anni di dottrina sociale della Chiesa. Allora, abbiamo un altro collegamento. Vedo sia Leonardo, il professore Becchetti, che Stefania Brancaccio. Per cavalleria direi di dare la parola a Stefania Brancaccio, che è vicepresidente nazionale dell'UCID, che è l'Unione Cristiana dei Dirigenti degli Imprenditori. Prego, Stefania. Non ti sentiamo. È il bello della diretta. No, il bello della diretta è della mia... chiedo scusa, buongiorno a tutti, e della mia influenza. Sarei volentieri venuto lì, nel vostro prestigioso istituto, e veramente me ne dispiaccio, ma purtroppo l'influenza mi costringe a stare a casa. Complimenti, saluto tutte le autorità, e ho sentito parlare della dottrina, e cioè mi congratulo con questa università che ha avuto il coraggio di mettere fra i master delle, come altezza di business school, anche la definizione di dottrina sociale della Chiesa. Io sono un'imprenditrice, io ho delle aziende e faccio parte dell'UCID, il cui acronimo è Unione Cristiana degli Imprenditori e Dirigenti di Azienda. La parola economia e la parola cristianità o dottrina cristiana della Chiesa avrebbe fatto spaventare anni fa, e soprattutto le antiche teorie delle business school, dove il profitto dell'azienda era l'unica vera religione che un'azienda dovesse proseguire.
Ci sono stati invece imprenditori, e permettetemi di dire che mi metto fra questi, con una piccola chiosa, ho avuto un premio, ho ritirato un premio, e c'è qui qua il professore Becchetti, l'amico Leonardo, che sa, ho avuto il premio avendo editato nella mia azienda il bilancio di sostenibilità. Ciò che cosa vuol dire? Perché ve lo dico? Perché nelle aziende abbiamo bisogno di persone come voi. Non è facile trovare nei nuovi manager dei ragazzi che invece verranno, come vedo che voi lo siate, preparati con questo concetto, con i nuovi concetti di sostenibilità. Che cosa vuole dire? Un'azienda qual è, cosa deve fare? Qual è il pensiero dominante di un'azienda? Certamente quello di fare del profitto. E se fino adesso lo sei immaginato sacrificando le persone, sacrificando tutto intorno, quelli che contribuivano alla crescita di un'azienda, si è invece visto che è stato uno dei più grandi errori, perché si può fare, come di fatto lo dimostrano oggi tantissime altre aziende, profitti, mettendo le persone al centro e rispettando con del lavoro dignitoso le persone che collaborano con noi. Non è molto facile e non è facile. Oggi hanno chiesto alle aziende di aderire ai principi della sostenibilità, dai principi definiti ESG, e la E, la I, la E in inglese è environmental, per parlare di ambiente, social and governance. Cioè sono tre principi che devono laicamente reggere e guidare un management dell'azienda. Ebbene, oggi, dopo 100 anni, la società scopre questi principi, che sono invece stati sempre insiti nella dottrina sociale della Chiesa. L'ambiente l'abbiamo visto con l'enciclica del Papa. Ebbene, il Papa ha parlato dell'ambiente. Non si può distruggere un ambiente dove noi viviamo e dove noi staremo sempre per ora e nel tempo. Sostenibilità vuol dire rimanere nel tempo, reggere nel tempo. Questo è un termine economico che stiamo invece traducendo oggi, immaginando la sostenibilità come un'attenzione all'ambiente, perché dobbiamo reggere e non possiamo distruggere. La società, il pilastro, la S, che è la sostenibilità, la parte centrale del social. Bene, social nella dottrina sociale della Chiesa vuol dire mettere l'uomo al centro, l'attenzione a dare un lavoro sereno, tranquillo, assistito, e questo è veramente molto importante. L'altro pilastro è quello della G, della governance. Bene, nella dottrina sociale della Chiesa è la domanda che un imprenditore deve rivolgersi: ma quali sono i miei principi? Dove voglio arrivare? Dove voglio portare la mia azienda? Non esiste una transizione ecologica senza che noi attuiamo una transizione psicologica. Dobbiamo cambiare noi, e ben vengano questi studenti che io non posso vedere, ma vi immagino qui in platea, che ci consegnerete come collaboratori delle nostre aziende, pronti ed aperti a questa nuova maniera, non per noi imprenditori nuova, ma probabilmente per la società, questa nuova maniera di gestire l'azienda, che guarda caso si è dimostrata molto, ma molto più profittevole di un vecchio concetto di sfruttamento di azienda. Oggi, davvero, per poter rinnovare, dobbiamo rinnovarci. Ed io sono convinta che questa parte colta, questa parte di informazione, che con questa grande novità, questo vostro istituto e questa vostra università sta attuando, porterà a voi e anche a noi imprenditori, passatemi il termine, veramente un vantaggio enorme, perché veramente avremo
questi giovani preparati e pronti a capire la come e quanto va gestita un'azienda e in che maniera va gestita un'azienda. E veramente i miei complimenti, mi complimento e sono veramente felice che di questo passaggio che si avverte, cioè proprio in una in un'università che parla di economia. Veramente complimenti, siamo felicissimi e ragazzi vi aspettiamo davvero a braccia aperte. Grazie. Buona guarigione. Ciao. Allora, acceleriamo. Qui alla mia destra vi presento un professore che forse già conoscete perché ha insegnato in questa università, Facoltà di Giurisprudenza, ed è anche giudice dello Stato Città del Vaticano. Paolo Papanti Pelletier, prego. Bene, grazie. Illustri autorità, anche se non più presenti qui, e cari studenti, soprattutto cari studenti, io sono lieto di essere stato invitato dalla professoressa Paniccia in questa sede, e io ho insegnato, come è stato ricordato, in questa università, prima nella facoltà di economia, poi nella facoltà di giurisprudenza per quasi 30 anni, e adesso sono stato rottamato per limiti di età. Il titolo dell'incontro è complesso e impegnativo: imprese, ambiente e formazione per la transizione ecologica. In qualità di docente di questo master, in relazione alla mia formazione jus civilistica, io sono, ancorché non più in ruolo, ma sono professore di diritto civile, desidero porre brevemente l'accento sul significato che in questa ottica assumono i tre sostantivi poc'anzi citati che compongono il titolo dell'incontro. Il primo, l'impresa, nel senso etimologico di intrapresa, evoca l'attività lavorativa in attuazione del precetto divino che si legge nel libro della Genesi, allorché Adamo, quale prototipo di tutti gli uomini, ebbe in affidamento la terra, cioè l'universo, e quindi l'ambiente, ut operaretur, perché lo coltivasse, Genesi 3,23. Non è difficile scorgere in questo precetto il riferimento al lavoro umano, che è stato fatto oggetto di vari insegnamenti della Chiesa Cattolica, soprattutto a partire dall'enciclica Rerum Novarum, 1891, di Leone XIII, nel solco della plurimillenaria tradizione giudeo-cristiana. In particolare, l'insegnamento del quadragesimo anno, si chiama così perché fu emanata dal Papa Pio XI, 40 anni dopo esattamente, 40 anni dopo la Rerum Novarum, quindi l'insegnamento del quadragesimo anno a proposito della retribuzione del lavoratore dice che deve essere non solo proporzionata al lavoro svolto, ma anche sufficiente ad assicurare al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa. Ecco, questa espressione del quadragesimo anno ha trovato una eco quasi letterale nella Carta Costituzionale italiana all'articolo 36. Non a caso nell'Assemblea Costituente è noto che vi era una forte presenza cattolica, di cattolici molto qualificati dal punto di vista della preparazione giuridico-economica. In vari documenti, a partire dalla Rerum Novarum che ho citato e successivamente nella Mater et Magistra, Giovanni XXIII, Populorum Progressio, Paolo VI, Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus, tutte di Giovanni Paolo II, in tutte queste encicliche emerge una visione dell'attività produttiva che da un lato favorisce l'iniziativa economica privata, dall'altro condanna il capitalismo selvaggio. E anche da questo punto di vista, già prima degli ultimi documenti che ho citato e sulla base della Rerum Novarum,
l'articolo 41 della Costituzione italiana, dopo aver affermato la libertà dell'iniziativa economica privata, prescrive che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Abbiamo quindi in questo caso la ricezione integrale nell'ordinamento giuridico italiano, nel suo massimo testo normativo della Costituzione, abbiamo la ricezione di questo importante insegnamento della dottrina sociale della Chiesa. Anche per il secondo sostantivo, la tutela dell'ambiente, sostantivo evocato nel titolo, la dottrina sociale non poteva non prendere le mosse dal libro della Genesi, in particolare dalla narrazione del mondo in sette giorni, che costituisce, come ci insegnano i biblisti, lo sviluppo della più antica narrazione contenuta nel secondo capitolo, perché vi sono due capitoli diversi in cui viene narrata la creazione del mondo. E quindi in tutto questo si esprime chiaramente l'amore di Dio per l'universo, del quale l'essere umano costituisce solo una componente, sia pure quella nella quale maggiormente si riflette l'immagine del Creatore che lo ha voluto a sé simile. Il Magistero di Papa Francesco si è particolarmente occupato, ed è stato ricordato anche poc'anzi, di questo aspetto con l'enciclica, che ha avuto anche un'ampia risonanza mediatica, Laudato Si, il cui incipit è chiaramente costituito dalle prime parole del Cantico delle Creature di San Francesco. L'enciclica contiene un richiamo rivolto a tutti per la tutela del creato, ponendo particolarmente l'accento sul fenomeno dei cambiamenti climatici che sono, cito, un problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, distributive e politiche e costituiscono una delle principali sfide attuali per l'umanità. Il Pontefice sottolinea inoltre che, cito, gli impatti più pesanti probabilmente ricadranno nei prossimi decenni sui paesi in via di sviluppo, giacché molti poveri vivono in luoghi particolarmente connessi al riscaldamento. Nella parte finale di questa enciclica si afferma che oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull'ambiente per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri. Infine, terzo sostantivo, brevemente, la formazione, cosa peraltro importantissima, ma il tempo è particolarmente tiranno. A questo proposito è appena il caso di ricordare che uno dei principali compiti della presenza della Chiesa nella storia, insieme con l'evangelizzazione e l'edificazione della comunità cristiana, è quello di essere realtà educante in rapporto alla tutela e promozione dei diritti fondamentali della persona umana, compresi i principi morali, anche circa l'ordine sociale. Per concludere queste brevissime riflessioni, non posso non auspicare che anche questa edizione del Master contribuisca a far comprendere ai discenti, qui siete tutti giovanissimi, ma talvolta io vedo anche dei discenti di età più matura nel nostro Master, quindi ecco, che possa far comprendere il tesoro di saperi contenuto in quel complesso di insegnamenti etici, giuridici ed economici che chiamiamo dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Grazie. Grazie professore. Allora, abbiamo un altro intervento da remoto, il professore Becchetti. Prego professore, e grazie per la citazione sul suo editoriale. Grazie. Grazie a voi e mi fa veramente un po' impressione parlare a casa mia, ai ragazzi della mia università, da Udine, da distanza. Ieri ero lì a far lezione
ma oggi sono qui per una bella iniziativa che è collegata ai temi del Master, cioè un premio nazionale sulla sostenibilità che coinvolge scuole e imprese. E voglio innanzitutto ringraziare la professoressa, l'amica, la professoressa Paniccia e dare testimonianza della sua grandissima tenacia e capacità organizzativa, e proprio grazie a lei che questa iniziativa molto bella di un Master di Dottrina Sociale si fa e si sta facendo da tanti anni nella nostra facoltà. Due parole su quella che per me è la dottrina sociale. Sono le comunità diciamo credenti che vivono in una certa epoca, che si interrogano sui fatti di quell'epoca, le res nove, e cercano di dare delle risposte, cercano di essere medici della società. Questi principi che ci siamo tramandati di generazione in generazione sono quelli del primato della persona, del primato del lavoro, della sussidiarietà, che vuol dire che chi è più vicino al problema diciamo deve essere preferito nella soluzione piuttosto che qualcuno che è lontano, e soprattutto del principio del bene comune, no? E tutto questo oggi deve affrontare delle sfide nuove. Ai tempi della Euro Novarum il problema era la questione operaia, no? Il capitalismo. Oggi i problemi fondamentali, lo sappiamo, sono quelli della globalizzazione e innovazione tecnologica, che crea, fa quello che Schumpeter chiamava la distruzione creatrice, che i nostri studenti conoscono bene, crea e distrugge posti di lavoro con grandissima frequenza. Poi c'è la sfida dell'emergenza climatica, e poi aggiungerei una cosa che è sensibile soprattutto per noi che abbiamo questa attenzione: il tema della povertà di senso del vivere, cioè delle depressioni, dell'infelicità. Pensate che il premio Nobel Angus Deaton ha scritto un libro sulla malattia di morti per disperazione che ha colpito più di 300.000 americani negli ultimi anni. Ecco, noi siamo qui con la dottrina sociale per cercare di affrontare questi nuovi problemi con quei principi, e da questa riflessione oggi sono nati tantissimi fiori. Sono stati citati l'enciclica di Laudato Si, la Fratelli Tutti, ma sono nate soprattutto tantissime realizzazioni pratiche, perché le riflessioni riflettono su quello che noi facciamo sui territori. Pensate alle comunità energetiche, al voto col portafoglio, quindi il consumo e il risparmio responsabile. Pensate al tema della, diciamo, a quello che è il nuovo modo di declinare il bene comune, che oggi chiamiamo generatività, cioè quella connessione che abbiamo scoperto tra la felicità e la capacità della nostra vita di realizzare i progetti, di essere generativi. Tutto questo sta conquistando anche il mondo non credente, il mondo laico, mai come in questo periodo. I temi delle encicliche, quello che dice Papa Francesco, sono considerati con grandissima attenzione anche da tutti quelli che non credono. Pensate che nell'Università di Harvard oggi esiste un corso sul life flourishing, cioè sulla fioritura della vita, quindi questo tema del bene comune, della realizzazione dei nostri progetti, sta diventando un tema centrale. Ecco, posso testimoniare che in questi anni ci sono tantissime belle cose in Italia che stanno accadendo, nate appunto dal pensiero della dottrina sociale. Innanzitutto questa idea di mettere al centro le buone pratiche, di far emergere le buone pratiche, di premiarle dall'incontro, diciamo, delle settimane sociali fino al Festival dell'Economia Civile, la nascita della Scuola di Economia Civile, la nascita di una rete che mette assieme tutte le realtà più importanti del paese, che si chiama Next, che poi confluisce in ASVIS, quindi la capacità di lavorare in rete tutti gli stakeholder, tutti i gruppi di interesse per questo grande tema della generatività, dell'impatto del bene comune. Ecco, questo devo dire è una rivoluzione. Anche qui da Udine, dove stavo parlando, ne parlo a proposito del tema della cooperazione di credito e bancaria e di come questa sta contribuendo proprio a favorire lo sviluppo e il progresso dei territori. Un tema importante soprattutto per voi ragazzi, lo dico sempre a lezione, oggi c'è bisogno nella scuola e nell'università di accendere dei desideri, delle passioni, perché il problema, per esempio la piaga dei giovani che non lavorano né studiano, nasce soprattutto dal fatto che non scatta quella scintilla che mette in moto le nostre forze per acquisire talenti e per acquisire delle competenze che poi ci porteranno avanti nella vita. Questo diventare medici sociali e anche ovviamente fare il nostro bene. Ecco, io credo che la vera tragedia dei nostri tempi, che molto spesso sperimentiamo anche in università, è questo divorzio tra valore economico e valori. Qualcuno a un certo punto ha separato questi due mondi. O crei valore economico, allora devi essere cinico, devi essere spregiudicato, non ti devi preoccupare dei danni sociali e ambientali che crei, oppure ti occupi dei valori, sei un'anima bella, sei un'anima pia.
se magari qualcuno del terzo settore che mette dei cerotti alle ferite provocate dal sistema economico. Ecco, questa roba qui non ha più da essere, non deve più essere, con il modello dell'economia civile non è più, perché dobbiamo creare sempre di più un mondo dove saranno sempre maggiori quelle imprese, abbiamo sentito l'amica Stefania Brancaccio, che creano valore economico in maniera sostenibile. La rivoluzione dell'impatto e della generatività sta arrivando nell'economia, è arrivata, oggi sempre di più ci occupiamo anche di bond green, di bond sociali, la stessa Banca Centrale Europea ci chiede di fare, chiede alle banche di fare obbligazioni verdi, quindi tutto questo non è necessario, ma questo cambiamento, diciamo, del mondo richiede la nascita di quelle che io chiamo comunità di innovazione sociale, che come vedete mettono assieme, è un po' un esempio anche delle persone che stanno partecipando oggi a questo incontro, mettono assieme imprenditori di buona volontà, accademici, rappresentanti delle istituzioni e voi giovani. Ecco, queste comunità di innovazione sociale stanno costruendo il futuro. Quindi il mio invito è che questo master e che la nostra comunità di Tor Vergata, quindi fatta da voi giovani, da noi insegnanti, assieme agli imprenditori, assieme al mondo delle istituzioni, possa sempre di più diventare protagonista di questo cambiamento e nel farlo ovviamente, nell'essere generativa, risolvere il problema della propria soddisfazione e fioritura di vita. Grazie. Grazie professore, grazie. Allora, torniamo a seguire la scaletta e alla mia estrema sinistra Maurizio Quaiuolo, che è il segretario generale di Eriti Italia, giusto? Salve a tutti, scusate, ok. Nei 5 minuti che ci ha assegnato giustamente il coordinatore e che mi ero anche spontaneamente dato personalmente, d'altronde all'UNESCO ne abbiamo 3, quindi voglio dire, spero di mantenere i tempi con una discreta capacità. Se non è così fatemi segno, perché io poi mi perdo in 1000 parentesi volentieri. Ed essendo peraltro molto stato colpito per il fatto di aver di fatto avuto a che fare con 80 paesi del mondo, quindi mezzo mondo nel vero senso della parola, da quanto diciamo abbiamo sentito da Sergio Massironi sulla praticità, sulla concretezza del nostro fare, vorrei essere concreto. Allora, innanzitutto devo giustificare e motivare perché sono qui. Eriti è l'organismo internazionale per la gestione di qualità, il management di qualità del patrimonio culturale materiale. Dicevo quasi giusto perché in realtà io sono italiano ma sono segretario generale dell'internazionale, Eriti International. E che c'entra tutto questo con questi due master? Eriti contribuisce con un modulo a entrambi i master. Quindi uno si può domandare ma che ci fanno questi qui, giustamente. E allora dobbiamo ricordarci innanzitutto che la dottrina sociale della Chiesa dedica una parte specifica alla cultura, cioè all'agire nei confronti della cultura come fare culturale ma anche come memoria, perché noi della cultura ci lascia dei testimoni materiali di quello che è stato in passato. Due, dobbiamo tenere presente che quello che ad esempio noi chiamiamo paesaggio è l'interazione fra gli eventi naturali e gli eventi dell'uomo, antropici, quindi è un insieme delle due cose, nessuno dei due conta più dell'altro o è ospite dell'altro, tutti e due dovrebbero cooperare volontariamente nel caso dell'uomo e anche in parte della natura e o involontariamente per un risultato finale. Non mi metto a menzionare il rapporto col turismo, specialmente in Italia, perché cultura e turismo in Italia ovviamente sono un binomio inscindibile. Ma questo in realtà è scontato. Se noi invece pensiamo, secondo quello che poi è il modello Eriti, che in realtà è uno short name, è una crasi fra le due parole heritage and quality, quindi vanno molto questi short name, non è un acronimo, perché non è una sigla, è un'unione di due pezzi di parola, e soprattutto all'esterno, quindi dal 94, quando siamo nati noi come organismo, ha avuto molto successo a livello internazionale. Il nostro modello parte dal valore. E quindi sentivamo prima la professoressa Paniccia, che ringrazio fra l'altro per l'invito, parlare di valori, e questo è fondamentale. Se noi riconosciamo un valore o più valori a un qualcosa, in questo caso nostro di materiale, che è testimonianza tangibile di qualcosa di immateriale ovviamente, spirituale, quello che sia, allora abbiamo interesse a conservarlo.
e qui c'è tutto quello che è conservazione preventiva, curativa, restauro, quello che volete. Se noi conserviamo questo, allora ha ragion d'essere comunicare un messaggio o i messaggi che questo insieme può dare, che è didattica, ma è anche promozione, anche pubblicità, è anche come dire education, awareness, quindi sensibilizzazione, e questo include il mondo delle imprese. E a questo punto soltanto, e solo a questo punto, secondo noi, è possibile costruire sopra questo insieme di cose che sono testimonianze materiali di civiltà, per citare una citazione della legge del 39, e soltanto con queste cose noi possiamo montare su questo occupazione, merchandising, turismo, tutta una serie di attività anche imprenditoriali, pubblico o private, perché ha ragion d'essere in quanto abbiamo cosa promuovere, altrimenti non avremmo nulla da proporre all'esterno. Detto questo, per noi questo modello si sostanzia in un binomio. Noi abbiamo oggi sentito parlare di varie cose, ma soprattutto di sostenibilità. Ecco, per noi non è solo la sostenibilità, è la compatibilità e la sostenibilità. La compatibilità sono tutti quegli interventi rispettosi del contesto. La sostenibilità sono quegli interventi capaci di camminare con le proprie gambe, quindi anche finanziariamente, e assicurare un futuro. Attenzione, le due cose sono inversamente proporzionali, non vanno di pari passo. Esempio classico, io chiudo completamente un sito archeologico, non lo faccio visitare, massima conservazione, zero fruizione. Viceversa, andiamo in 1 milione di persone, domenica gratuita a Pompei, massima fruizione, zero conservazione o comunque gravi minacce. Allora, il nostro problema è l'equilibrio fra i due, e questo equilibrio è anche diacronico, perché il tempo cambia. Allora, data questa complicazione, se però noi abbiamo presente questo contesto, allora sì che possiamo costruire dei progetti concreti, e qui torno appunto all'invito alla concretezza, e allora sì che nascono ad esempio prontuari come questo, che è sotto l'egida di Heritage International, che è fatto per i parroci, per i sacrestani, per le pie donne e per i volontari. Cioè un prontuario alfabetico su come spolverare, come lavare, come spazzare, come custodire i propri luoghi, ok, molto concreto, per la conservazione preventiva, fatto dopo 2 anni di lavoro di specialisti internazionali, ma leggibile a livello minimo di prima media. Perché, giustamente si diceva, anche chi non ha studiato dice la sua, e di fatto è lì, ed è un custode più presente di noi. E quindi a quel punto, e non solo, ma in Italia ad esempio abbiamo molti parroci stranieri adesso, quindi c'è un problema non solo di lingua, ma anche proprio di forma mentis, chiaramente può seguirlo, lo apre quando serve e dove serve, se no non lo apre, non importa. Oppure nascono progetti come quello della valorizzazione degli ospedali storici, dove, ridendo e scherzando, partendo dalla valorizzazione storico-artistica, siamo entrati nel well-being, quindi siamo entrati in un discorso di salute, in un discorso di interazione con le persone che gli ospedali frequentavano, non per visita, ma purtroppo per necessità curative. Quindi se noi riusciamo a far questo, no, oppure esempi come quello che è andato avanti a Saragozza, molto bello, di rapporto con l'associazione degli albergatori, per cui ogni stanza d'albergo aveva una serie di cose che servivano al visitatore che vi si recava per poter fruire meglio della città. Quindi queste cose è possibile montarle se noi abbiamo tutto il contesto che ho appena detto. E come facciamo ad avere, e qui chiudo, come facciamo ad avere la gente che possa progettare, portare avanti e realizzare queste cose? Attraverso la formazione. Una formazione possibilmente trasversale, e questo è il motivo per cui giustifico la nostra presenza all'interno dei master, di qualità, per favore, perché effettivamente la qualità deve distinguere, il che non vuol dire aulica, il che non vuol dire d'élite, vuol dire di qualità, quindi anche partecipata e sentita, e una formazione che in qualche modo sia innovativa. Innovativa nel senso di Milan Zeleni, che negli anni 80 già scriveva una cosa geniale. Utilizzare hardware, tutti sappiamo che cos'è l'hardware, eh? Ad esempio una macchina. Utilizzare il software, tutti sappiamo cos'è il software, ad esempio saper guidare, lezioni di guida, e il brainware, cioè quello che ci fa usare la macchina o per mettere sotto una persona oppure per andare a farci una scampagnata. Questa è una decisione nostra. È qui che entriamo nella sostenibilità e compatibilità ambientale, ma anche culturale, direi, perché l'impatto culturale spesso è ben più traumatico. E allora soltanto così possiamo ottenere un risultato collettivo. E la formazione è lo strumento per poter arrivare a questa formazione di brainware, che rimane comunque nostro, vostro, di chiunque di noi, ma che può essere aiutato con una serie di informazioni, di dati e di strumenti. Grazie. Grazie, Maurizio.
un attimo di pazienza, abbiamo gli ultimi due interventi, però io dovrei tentare di collegare un po' le varie relazioni. E abbiamo ora Paolo Giuntarelli, che è della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione della Regione Lazio. Quindi un intervento molto pratico, perché sì, è legato a questo mondo, ma anche a quello del lavoro. Sì, cercherò di scendere, come scrive Cesare Pavese, nel letto nei campi della povera gente, dopo aver volato alto rispetto ai temi della dottrina sociale. Io vi racconterò un po' quello che la Regione Lazio, che l'amministrazione regionale fa nei settori dell'impresa, dell'ambiente, della formazione e della transizione ecologica, temi che l'amministrazione tocca attentamente. Ma prima di questo vorrei prendere spunto da un'affermazione che ha fatto padre Massironi, no? Che ringrazio per il grande lavoro che fa nel servizio per lo sviluppo umano. Lui ha detto che ha girato il mondo per vedere tanti ragazzi in difficoltà educativa, ragazzi che non possono fare le scuole superiori, che non possono fare l'università. Io vi voglio dare dei dati. In Italia, secondo l'Istat, il 40% della popolazione tra 25 e 64 anni ha la licenza elementare, non supera la licenza elementare. La media UE è di poco più del 20%, in Germania è del 10%. Allora io credo che abbiamo una grave emergenza formativa anche nel nostro paese, senza andare in capo al mondo, dove bisogna andare per cercare di superarla. Ma quello che voglio dire è che noi dobbiamo continuare a lavorare in Italia, nella regione, per superare questo grande divario, questo grande, non solo a livello europeo, ma nel nostro paese, fra chi può studiare e chi non può studiare. E allora io vado a raccontarvi quello che fa la Regione Lazio. La Regione Lazio, da questo punto di vista, nel settore della formazione, vi voglio dare solo un dato. Diceva il nostro chairman che io farò un intervento pratico e vi porto i soldi. Nel settennato 21-27 i fondi strutturali nella nostra Regione Lazio, quindi tra PNRR, FERSTR, FSE, eccetera, cubano 14 miliardi di euro. Noi in 7 anni abbiamo 14 miliardi di euro per spenderli sullo sviluppo territoriale della nostra regione. E le strategie territoriali che la nostra regione sta mettendo in campo, che vedete poi la politica, come dire, si accapiglia, ma poi c'è sempre una transizione, c'è sempre una, come dire, una continuità nell'azione amministrativa. E la continuità dell'azione amministrativa sì che c'è un lavoro sulle strategie territoriali che devono pianificare attentamente come queste risorse andranno spese. Noi solo come Fondo Sociale Europeo abbiamo qua quasi più di 2 miliardi di euro che abbiamo speso e che stiamo spendendo in attività concrete per cercare di dare sviluppo e di dare concretezza al vostro futuro sostanzialmente. Io credo che tanti di voi o qualcuno dei vostri amici avranno partecipato a Torno Subito, ad esempio, un'iniziativa che la Regione Lazio mette in campo per portare i giovani a studiare all'estero, a fare esperienze di lavoro all'estero, ad apprendere, a fare master e poi ritornare in Italia con il vincolo di ritornare in Italia nel Lazio e riportare le loro attività e attivare le loro attività. Siamo l'unica regione che ha investito più di 10 milioni di euro su impresa formativa. Cos'è impresa formativa? È un'iniziativa importantissima che finanzia fino a 80.000 euro a fondo perduto start-up innovative e di giovani e di donne. Siamo l'unica regione che fa questo. Ma lo fa non soltanto nel campo della formazione, lo fa nel campo ad esempio del turismo. Qui abbiamo parlato molto di dottrina sociale della Chiesa, di impresa, ma non abbiamo parlato anche dell'altro master, che è quello sul turismo, che è un elemento fondamentale. Il turismo è una delle imprese, delle attività commerciali che nelle stime dei prossimi anni crescerà a ritmi vertiginosi. Abbiamo in questo momento, seguite meglio di me il dibattito nazionale e internazionale, è ritornato fortemente il tema dell'overtourism. Noi
eravamo entrati nella fase della crisi dicendo tutti quanti usciremo meglio e pensavamo che avremmo imparato a governare dei processi. Alla fine non abbiamo imparato a governare dei processi, è per quello che servono i master come il Mematic, per cercare di apprendere come governare i processi. E noi dobbiamo necessariamente governare un processo che è quello turistico, che rischia di pagare il prezzo di una di una mancata programmazione a livello non solo nazionale ma a livello europeo. Penso alle guide turistiche, penso alle professioni turistiche, temi da far tremare i polsi per la loro importanza. La famosa direttiva Bolkestein che ha determinato l'apertura delle guide turistiche, dell'attività delle guide turistiche a tutto il territorio europeo, non tenendo in conto le particolarità e le specificità dei vari settori. Non è certamente pensabile che una guida rumena possa avere le stesse competenze di una guida romana o di una guida anziana, non perché non ce l'ha, ma perché la guida italiana, la guida territoriale come la prima, ha sicuramente un vissuto, una sensibilità che è diversa. Allora quello bisogna mettere mano, il governo nazionale insieme alla conferenza Stato e Regioni stanno alacremente lavorando rispetto a questo, che è un settore su cui bisogna intervenire. Io dico sempre che sul settore turistico dobbiamo operare più sulla governance che sull'elemento di promozione. Il nostro paese non ha tanto bisogno di promozione, ha quanto bisogno di regolamentare il sistema turistico. E allora anche in questo è importantissimo il lavoro che il master può fare. E vado a concludere quindi dicendo sostanzialmente che l'amministrazione, io faccio sempre uno spot alla fine di questi interventi, invito tutti, giovani, meno giovani, ad andare su un sito, lazioeuropa.it. Lazioeuropa.it è il portale della Regione Lazio che vi mostra tutti gli avvisi, i bandi, le opportunità di finanziamento che ci sono a valere su qualsiasi fonte di finanziamento, da fonte regionale a fonte europea. Quindi è lo strumento più facile per vedere quello che la Regione può fare per voi. Diceva John Kennedy, non pensate a quello che gli Stati Uniti possono fare per voi, ma a quello che voi potete fare per la vostra regione in questo caso. Quindi, perché investire su di voi significa investire anche sull'amministrazione, investire sulla nostra comunità, e questo la regione l'ha sempre fatto e lo continuerà a fare. Quindi vi invito di andare a formarvi, perché le competenze senza le conoscenze non sono nulla, non dimentichiamocelo mai, non possiamo dimenticare le conoscenze che sono alla base della possibilità di acquisire competenze nel corso della propria vita, perché non finisce in questo momento l'acquisizione di una competenza, e attraverso questi canali avrete la possibilità, come dire, di mettere a frutto le vostre competenze e di applicare concretamente nell'ottica della dottrina sociale della Chiesa un nuovo modo di fare impresa, di fare comunità e di fare società. Grazie. A Paola per la sua... Allora. Concludiamo con Luca Andriola, che è docente al Master Mematic, ma anche un esperto in revisione ambientale alberghiera. Grazie, ringrazio ancora la professoressa Paniccia dell'invito e sarò piuttosto breve. Io sono un revisore ambientale e sono un esperto in economia circolare, quindi dovrei essere un prodotto in uscita di quello che è il vostro percorso del Master. È stata una scommessa che ho fatto 30 anni fa, e le ricadute che a me preme moltissimo fornirvi sono state applicate, dopo un ambito di ricerca applicata, direttamente al comparto turistico, come diceva anche il precedente relatore, che ovviamente è parte integrante di quello che è l'economia della nostra regione. Che cosa si può fare? Il settimo programma ambientale dell'Unione Europea ci dice che nel 2050 vivremo meglio nei limiti ecologici. Abbiamo il programma nel 2050 di ridurre l'80% delle emissioni di gas serra, e l'economia circolare, che ha un proprio programma europeo, ci dice che nel 2030 raggiungeremo degli obiettivi di gestione migliore dei rifiuti. Veniamo al dunque. Le associazioni hanno un ruolo importante, io seguo l'associazione. Qual è il prodotto? È stato lanciato un progetto di Green Spirit dove tutti gli alberghi hanno fornito tutte le indicazioni sui consumi d'acqua, di energia, di gas e di produzione di rifiuti. Quindi si è creato un benchmarking ambientale ed energetico. Quindi noi possiamo associare, siamo una delle organizzazioni ovviamente di punta a livello italiano, quelli che sono i consumi e quindi i costi ambientali. Quindi il concetto di contabilità ambientale viene introdotto nel quotidiano, anche nel costo camera, anche nel revenue,
e dall'altra parte questo tipo di progetto ha consentito anche ai migliori alberghi che hanno ridotto i propri consumi, l'impatto ambientale, di ottenere un premio, il Green Hotel of the Year. Quindi è chiaro che ci deve stare una base scientifica che viene ovviamente da master come il vostro e da organizzazioni ovviamente anche scientifiche. Ci inseriamo all'interno di quelli che sono gli indicatori anche europei e possiamo quindi confrontare e vedere se anche i consumi da un punto di vista di sostenibilità sono coerenti con quello che è il benchmarking europeo ed internazionale. Dall'altra parte ci siamo accorti che introdurre concetti di efficienza energetica e soprattutto adesso di efficienza idrica, il vero futuro adesso di noi che diciamo vediamo con uno scenario un pochino più avanzato, sarà sicuramente la grande scommessa. Il commissario della siccità ovviamente dovrà lavorare. Il turismo senza acqua, senza energia non esiste, quindi tutto il concetto dell'efficienza, anche delle portate sulle docce, stiamo facendo un progetto molto importante. Considerate che avete visto che a Roma stanno aprendo degli alberghi diciamo molto importanti, io ne sto seguendo almeno 3 o 4 di marche internazionali, quindi è chiaro che anche loro vogliono avere una gestione corretta, la loro clientela gli chiede questo tipo diciamo di attività, quindi anche l'orientamento del green marketing sicuramente è di vostro interesse. Quindi diciamo io rappresento probabilmente una figura di uscita, vedete il mio entusiasmo, ma si riesce ad applicare ecco, concetti di ricerca applicata di università pure a settori che in questo momento qui hanno bisogno di che cosa? Di efficientare, quindi anche di ridurre i costi. Quindi sappiate che la spending review è un altro elemento dove il revisore ambientale o l'esperto in economia circolare può intervenire, ovvero può ridurre i costi. Vi faccio delle battute, stiamo lavorando pure a livello diciamo di pubblica amministrazione per avere degli sconti ulteriori, chi fa la raccolta differenziata, chi compra i compattatori dei rifiuti. La realtà diciamo dei rifiuti è importante, stiamo entrando in un'economia circolare, l'olio di frittura dei ristoranti, degli alberghi viene venduto. E questo sarà probabilmente uno scenario importante. L'ultimo scenario per chiudere è anche il mercato libero, non solo dell'energia, ma anche il mercato libero dei rifiuti. Da domani possiamo gestire tutto con i servizi privati, con delle economie di scale che arrivano a sconti del 75%, quindi è questa l'innovazione. E concludo. Sicuramente il settore diciamo alberghiero dà grande opportunità di lavoro, quindi noi ci mettiamo a disposizione, io porto i saluti ovviamente al direttore generale De Gaetano che rappresento, per dirvi che ci sono appunto figure dell'esperto in sostenibilità alberghiere che le grandi compagnie già hanno all'interno e quindi potrebbe essere sicuramente un'opportunità per tutti i ragazzi come elemento in uscita. E ultimo diciamo messaggio che io vi do è gli scenari di occupazione in campo ambientale sono molto importanti, si occupa di gestione, revisione e contabilità ambientale di impresa, quindi mi metto a disposizione ovviamente di tutti i ragazzi e della professoressa e ringrazio anche tutti gli altri autori. Buona giornata. Allora, abbiamo un terribile ritardo, più di mezz'ora, quindi stringerò tantissimo. Io vorrei darvi solo degli slogan per cercare di trovare un fil rouge tra i due master e per la presentazione dei due master. Passione e coraggio. Se non abbiamo queste due cose, probabilmente non riusciremo a cambiare lo stato delle cose. I due master vi offrono una cassetta per gli attrezzi, ma sia la base di tutto. Non c'è da parte vostra l'impegno a formarsi, l'impegno ad acquisire competenze, diventa tutto molto complicato. Quello però che vedo oltre al vostro interesse è questa passione, perché il lavoro c'è, il mercato del lavoro è difficile, però ci sono delle possibilità per voi che vi siete diplomati in questi master, che avete la possibilità di conoscere imprenditori illuminati, imprese illuminate, credo che veramente ci sia la possibilità da parte vostra di mettere in piedi anche delle imprese, di creare una rete, perché soltanto con l'aiuto, con le competenze, con l'interconnessione tra tutte le persone c'è la possibilità di cambiare il mondo. Gli strumenti ci sono, bisogna avere solo la passione e il coraggio
da parte vostra di impegnarsi. Grazie, grazie anche ai docenti. Allora, sempre per accelerare, io inviterei la dottoressa Silvia Baiocco e la professoressa Leoni a salire sul palco per la presentazione dell'edizione 2023 dei Master Mematic e Mode. Prego. Allora, ragazzi, andremo molto veloci, siamo arrivati alla fine, ancora pochi minuti. E andiamo direttamente alla consegna dei diplomi. Al momento solenne, eh? È un momento che oggi tocca a loro, ma domani potrebbe toccare a voi, quindi vivetelo con grande passione, ma soprattutto con di vicinanza, eh? A questi vostri, insomma, sono più grandicelli di voi, perché i master sono post laurea, però voi ci arriverete, eh? Allora, ok, vai. Allora, procediamo alla consegna degli attestati, con grande orgoglio che andiamo a chiamare uno a uno i nostri discenti, facendo loro i nostri complimenti e un vivo ovviamente augurio per un futuro roseo. Prego. Vieni Padre Mauro, iniziamo qua. Prego Padre Mauro, venga qui con noi. Iniziamo con il master. Allora, iniziamo con le persone che hanno partecipato al Master in Management delle Organizzazioni e Dottrina Sociale della Chiesa. Cataldo Silvia. Colonnelli Federica. Federalbelli dov'è? Abbiamo Paolo le rappresentanti. La mano se la volete dare anche una foto con i ragazzi. Coppola Vincenzo. De Angelis Argentina. Durante Ettore Simone. Rapponi Lorenzo. Benissimo. Procediamo adesso alla consegna degli attestati dei partecipanti invece al Master in Management, anzi in Economia e Management delle attività turistiche e culturali. Prego la dottoressa Simona Rauseo di unirsi qui a noi, grazie. Allora, intanto spieghiamo che loro prendono un doppio diploma. Assolutamente sì, andiamo a precisare che i partecipanti a questo master hanno diritto appunto a due attestati, grazie appunto alla partnership con la British School Group, rappresentata qui dalla dottoressa Rauseo, che procederà poi, dopo la consegna del primo attestato, al secondo attestato. Vengo subito al primo, alla prima persona, Bonelli Elena. De Luca Maria Civita, prego.
Del Pozzo Rachele. Passiante Paola. Valentini Federica. Hola.